Ora questa sera vogliamo dedicarci a diffondere la parola di Dio, la parola del Signore è l'unica luce che ci può illuminare nel buio di un mondo perduto, nel buio di un mondo decaduto, nel buio di un mondo ribelle, un mondo che è lontano dal Signore. Noi conosciamo la verità della Bibbia, cari, e la Bibbia ci insegna per mezzo della parola del Signore, perché la Bibbia è la parola del Signore. Ascoltate, giovani, non è più tempo di perdere le vostre vite nei vizi, nelle cose inutili, nelle cose terrene, passeggere. È tempo di prepararsi, carissimi, per il regno di Dio. Noi siamo di passaggio in questa terra. Noi dobbiamo prepararci per la vita futura. Dobbiamo prepararci per la vita eterna. Potete ridere, potete prendere in giro quello che sto dicendo, ma voi siete nel buio se non credete questa verità. Cari, noi siamo di passaggio in questa terra. Noi siamo di passaggio in questo mondo. Perciò non siate sordi alla santa parola di Dio. Non abbiate un cuore duro questa sera. Non abbiate un cuore incredulo questa sera. Ascoltate questo richiamo da parte di Dio, non da parte di un uomo. Io sono un umile uomo, fatto di polvere, di terra. Sono debole, sono fragile, ma è la parola di Dio che ci parla questa sera. Siamo qui nel nome del Signore, cari, con serietà, a diffondere la parola della salvezza. Noi non siamo qui a fare uno show, uno spettacolo, una sceneggiata, non siamo qui così a perdere il tempo, ma stiamo predicando la parola di Dio e stiamo anche registrando per diffonderla su internet. Perché vi voglio dire, cari, ascoltate, internet è uno strumento diabolico se l'uomo lo usa per il male. Quanta spazzatura c'è su internet, pornografia, violenza, immondizia, immoralità, film che non danno nulla di buono, programmi immorali, programmi suicidi, ma noi tramite internet predichiamo la parola di Dio. E ci sono persone che si stanno convertendo ascoltando la parola di Dio. Per questo stiamo registrando, per diffondere la parola del Signore, dell'Eterno, tramite ogni mezzo possibile. Perché la parola di Dio può illuminare i cuori, la parola di Dio può salvare il peccatore, la parola di Dio è potenza, anche se voi non ci credete, cari. Ma la parola di Dio continua a essere l'unica sorgente di verità. Anche se tu sei incredulo, anche se tu sei ribelle, anche se tu sei ostile alle parole del Signore, la parola continua a essere l'unica fonte di vita. La parola di Dio è eterna, cari. Oh, gloria a Dio, per questo che la stiamo predicando ancora oggi, nel 2013, possiamo dire quasi alle porte del 2014, la parola di Dio ha la stessa efficacia di 2000 anni fa, quando Cristo era sulla terra, quando i profeti predicavano. Ancora oggi, cari, la parola del Signore dopo secoli e secoli ha la stessa validità. Cari ragazzi, care donne, la parola di Dio non scade, cari. Quando noi andiamo al supermercato, compriamo da mangiare, ma ha una scadenza. Il cibo materiale, terreno, ha una scadenza. Se tu non lo mangi entro un certo periodo, il cibo marcisce, perisce, scade. Se io compro, per esempio, un chilo di affettati, di formaggi, se io non lo mangio entro una certa data, quel cibo perisce. Ma vi voglio dire, cari, la parola di Dio non scade mai.
la parola di Dio non marcisce mai, è scritto qui nella Bibbia. Ed è questo il messaggio che ci proponiamo di predicare. Ci possono insultare, ci possono perseguitare, come i primi cristiani erano perseguitati, ma ancora oggi il Signore ha di Giovanni Battista sulla terra. Ancora oggi il Signore ha dei profeti in questa terra, perché il Signore non è andato in pensione, popolo. Il Signore non è morto, il Signore non dorme, il Signore non sonnecchia, il Signore non è un uomo che si stanca. Il Signore Dio Onnipotente è all'opera. La sua parola ha una validità eterna, perciò siamo qui a incoraggiarvi. Leggete la parola di Dio, non camminate nel buio. Leggete la parola del Signore, carissimi concittadini di Chiavari, cari compatrioti d'Italia. Leggete la parola del Signore, quanto bisogno che abbiamo di trovare quella luce, di accendere quella fiamma nei nostri cuori, quanto bisogno che abbiamo. Il nostro Signore Gesù Cristo, carissimi che ascoltate, è scritto nei Vangeli, il nostro Signore Gesù Cristo dice: i cieli e la terra passeranno. In altre parole, la terra ha una scadenza, la terra finirà, il mondo finirà, ma la parola dell'Eterno, la parola del nostro Dio, la parola di Cristo dura in eterno. L'hai mai sentite queste parole? L'hai mai sentite queste parole di verità? Cari, è la parola del Signore. Non siate soli davanti alla parola, non fate finta di essere soli. Ascoltate questa umile voce che grida nel deserto. Nel freddo possiamo dire, ma non nel freddo atmosferico, non nel freddo climatico, ma nel freddo dei cuori. Quanti cuori freddi ci sono oggi a Chiavari? Quanti cuori freddi ci sono oggi in Liguria? Quanti cuori insensibili alla Santa Parola? Eppure avete tempo per ascoltare tante altre parole. Non dirmi non ho tempo, io lavoro, c'ho troppo lavoro. Non dire queste cose. Per ascoltare le altre parole ce l'hai tempo. Per ascoltare i discorsi di immoralità ce l'hai tempo. Per vedere i film pornografici ce l'hai tempo. Per perdere ore e ore al computer ce l'hai tempo. Come mai non ce l'hai tempo per la parola di Dio? Dobbiamo riflettere, cari. Noi troviamo tempo per ogni cosa, anche se le cose più inutili. Troviamo tempo, cari. Anche per le cose più senza senso. Voi lo sapete che è la verità. Per le cose terrene ce n'abbiamo tempo in abbondanza. Vedete l'esempio? Qui possono stare ore e ore a bere, ma per la parola di Dio non c'è tempo. Per andare al cinema ce l'avete il tempo, ma per la parola di Dio no. Per guardare la televisione ce l'avete il tempo, ma per la parola di Dio no. Come mai? Dobbiamo cercare la parola di Dio. Io posso stare tutto il giorno qui, è solo un segno. Dio manda dei segni, è scritto nella parola. Il Signore disse: io vi manderò dei discepoli, degli uomini come segno in mezzo alle vostre città. E noi siamo un segno. Io non sono qui a fare uno spettacolo, cari. Io non sto chiedendo soldi, sto predicando il Vangelo per salvare la tua anima, perché il Signore vuole illuminare la tua anima, farti riflettere, far nascere la fede, farti capire con la parola del Signore, cari, quello che noi abbiamo capito, quello che io ho capito. Io prima ero un ribelle, un ateo, posso dire, non credevo in Dio, oppure dicevo: io credo a modo mio, io credo in Dio. Poi me ne andavo a peccare, poi bestemmiavo, poi mi imbriacavo,
vivevo nei vizi, cercavo i piaceri terreni, ma poi ho capito un giorno, ho capito che i piaceri terreni sono passeggeri. Cari, è un giorno, vedendo la mia condizione, ho capito che ero perduto, che avevo un grande fuoco, avevo un'amarezza nella mia anima, vivevo nell'apparenza, facevo finta di divertirmi, seguendo i piaceri del mondo terreno, ma poi avevo un grande fuoco dentro di me. Ma solo la fede, cari giovani, solo la fede nel Signore, solo la parola del Signore mi ha dato la vera vita. Perché il Signore dice, ascoltate ragazzi, il Signore dice, non di solo pane vive l'uomo, non di solo pane, non di pane soltanto vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Noi dobbiamo vivere per mezzo della parola di Dio.